Zaia, i due centrali, Iraci a destra, Matteini a sinistra, Ardizzone e Viapiana, Alessi e Gurma, 4-4-1-1. Per quanto riguarda invece la SPAL, 4-1-4-1, Capecchi in porta, Ghiringhelli e Canzian sono i due esterni, Zamboni e Panbianchi i due centrali, Bedin con il numero 11 schierato davanti alla difesa, poi un'altra linea 4, Costner, Migliorini, Agnelli e Laurenti, e là davanti Arma. Questa è la formazione e lo schieramento tattico della SPAL, 4-1-4-1. Occhiata al cronometro e via alla gara in questo istante. Iraci inizia a correre, Iraci addirittura prova il tiro. Mi piace questa Reggiana, comunque vada a finire finalmente una Reggiana che gioca calcio in avanti anche fuori casa. Attenzione a Gurma, il destro di Gurma, il pallone che sorvola di pochissimo la traversa, 13° minuto. Il destro di Mario Gurma con il pallone che sorvola di poco la traversa. Costner e Magliocchetti. Costner, traversone, pallone che attraversa tutto lo specchio della porta. Il traversone di Costner e dalla parte opposta arriva il colpo di testa di Rachid Arma. Laurenti perde palla, la riconquista, la riperde. Ecco la spalla che ora ci prova con Costner. Il tiro di Costner, debolissimo. Bedin avanza, poi va a mettere in mezzo, Zini rinvia un paio di rimpalli, poi alla fine Agnelli in area di rigore non trova il tempo, poi si gira e Silvestri ci mette del suo a spedire in calcio d'angolo il tiro di Agnelli. 41° minuto. Palla lunga, Arma mette in mezzo e la Reggiana si salva grazie al grande intervento di Zini, anzi no, scusate, di Cabeccia. Andiamo a vedere come sfrutterà questa volta la spalla il calcio di punizione. C'era Arma in fuorigioco, attenzione, pallone sul fondo sulla girata di Laurenti, grande occasione questa. Grande occasione, girata molto bella di Laurenti, 46° minuto, Arma era in fuorigioco ma Laurenti invece, secondo il giudizio dell'arbitro era del guardalinea in posizione regolare, in effetti sembra proprio in posizione regolare e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Una spalla che era partita decisamente male ma ha finito veramente in crescendo. Via al secondo tempo. Iraci gioca molto bene di testa questo pallone. Colpo di tacco di Alessi per Viapiana. Viapiana subito per Matteini in uno contro uno con Ghiringhelli. Vediamo cosa fa Matteini. Accelera, va sul fondo, mette in mezzo Gurma. Gol! Mario Gurma sull'azione di Matteini. Minuti di gioco, sono 9. Il gol di Mario Gurma sulla grande azione di Matteini sulla sinistra. Ecco, guardate, Matteini in uno contro uno con Ghiringhelli. Matteini aveva già fatto vedere di essere più veloce di Ghiringhelli. Va sul fondo, poi mette in mezzo. Bravo Gurma che riesce a toccare il pallone ed è 1-0 in favore della Reggiana. Non è piaciuto, il pubblico ha un po' fischiato, pallone già uscito, attenzione, pallone già uscito, pallone era già uscito oltre la linea di fondo al momento del traversone. Ecco, vedete già il guardalinea che alza la bandierina, immediatamente alza la bandierina. Migliorini a girare, Zamboni di potenza. Migliorini, pallone che sorvola la traversa.
Fortunato, Matteini al disimpegno, Alessi cerca e non trova il colpo di tacco, ancora Alessi per lo scatto di Matteini, arriva Gurma. Gurma se ne va, la progressione di Gurma, entra in area di rigore, Capecchi, Alessi controlla, Alessi il tiro sopra la traversa. La grande uscita di Capecchi su Gurma, poi si scontra o con Gurma con un compagno, rimane a terra, Alessi cerca ma il tiro gli viene deviato e il pallone termina in calcio d'angolo. Alessi, la corsa di Viapiana, il taglio di Gurma, l'apertura sulla sinistra per Matteini, Matteini, Matteini converge il destro e Capecchi ci mette una mano e manda in calcio d'angolo. Non c'è stata nessuna protesta, ha cercato l'anticipo, avete visto, ha cercato l'anticipo. Giallo, attenzione arbitro, è appena stato ammonito, eh? Arbitro, il secondo giallo, arbitro, su, un briciolino di coraggio, questo è un fallo di mano, 32esimo minuto, Agnelli già ammonito. Canzian, Ardizzone, poi Raci. Canzian vince un contrasto, fuori gioco di Arma. Tutti in area. Finisce a terra Laurenti. Le proteste del pubblico mentre l'area di rigore viene vuotata dalla Reggiana. Alessi prova il lancio per Matteini, c'è Gurma solo in mezzo, c'è Gurma solo in mezzo e il pallone termina in calcio d'angolo con la deviazione. Ora Zini rimane prudentemente. Aia, scaraventa il pallone sopra la traversa, diciamo Zini che rimaneva prudentemente in difesa. Taraschi al volo sul fondo, minuti di gioco 37, 41esimo minuto, nella Reggiana la prima sostituzione, esce Iraci, entra Arati. 48esimo minuto, sostituzione nelle file della Reggiana con il numero 11 fuori Matteini e dentro con il numero 14 Panizzi. E scade in questo istante il 50esimo minuto e l'arbitro dice che può finire qui e la Reggiana espugna il campo di Ferrara al Paolo Mazza. Reggiana 1, Spal 0, è un successo che sa tanto di salvezza, veramente. S'abbracciano i giocatori della Reggiana, esultano i tifosi della Reggiana.